andava a giocare insieme al padre nel pallavolo lì, cose. E boh, come tutti i ragazzini aveva fatto un po' di marachelle da piccolini, cioè da ragazzini, che sappia io, il resto non so altro, giuro. C'è sgomento tra gli abitanti di Santhià, il paese in provincia di Vercelli, dove ieri sono stati trovati nella loro villetta bifamiliare i corpi di Patrizia Manavella, 56 anni, e dei genitori Tullio, di 85, e Tina Bono, di 80, invalida. Dopo un lungo interrogatorio, la procura di Vercelli ha formalizzato il fermo per Luca Manavella, 25 anni, accusato di rapina aggravata e di omicidio plurimo aggravato della zia e dei nonni. Gli inquirenti parlano di impulso omicida ricollegabile alla cocaina e al bisogno di denaro e non escludono che al delitto possano avere partecipato anche altri complici. Il ragazzo, dopo una breve fuga, si è consegnato ieri sera alla polizia ferroviaria di Venezia in stato confusionale e con gli abiti ancora sporchi di sangue. Ho perso la testa, avrebbe detto agli agenti che lo hanno arrestato. Lorenzo Manavella ha avuto in passato problemi con la droga per spaccio, ma tutti in paese lo ricordano come una persona tranquilla che aveva un ottimo rapporto con i nonni e con la zia. Increduli, amici e compagni della squadra di volley dove giocava, la Stamperia Alcese, allenata dal padre e fondata dal nonno e di cui la zia era dirigente. Da tutti viene descritto come il tipico ragazzo della porta accanto. Intatto, per tutta la giornata, sono continuati i sopralluoghi nella villetta di Santhià da parte dei RIS di Parma e delle forze dell'ordine. Siamo cugini primi, però erano persone a modo proprio. Strano che è successo questo, non riesco a capire il perché.